Ed eccoci nuovamente in studio. Ricordo, stiamo parlando del film Ballerina, diretto appunto da Rosario Enrico. Film breve, come lo chiama appunto Rosario. E tra i protagonisti appunto di questo film, oltre Martina Stella, Giancarlo Giannini, Lina Sastri, c'è anche un grande artista, un grande attore che ha scritto pagine bellissime del mondo del cinema, del mondo del teatro. Sento delle voci, tra l'altro, di sottofondo, ma penso che si sente anche la sua voce. Ma cosa vuoi, Celeste? Anche tu una? E sto parlando di Alessandro Haber. Cosa vuoi, Celeste? Vuoi una pizzetta? Pronto, Alessandro? Celeste, sto prendendo. Ecco, Alessandro? Celeste, no, stiamo parlando di Alessandro Haber, che ha partecipato appunto, fa parte del cast appunto di questo film Ballerina, appunto diretto da Stefano Rosario Enrico. Un ragazzo... Pronto? Pronto, eccomi. Alessandro? E sento male, che sono qui in un parco giochi con dei bambini. Alessandro, mi sento adesso? Sicuramente la radio. Aspetti un attimo, mi devo isolare un attimo. Eccoci, questo è il bello della diretta. Ecco, ci sono con mia figlia qui, sì, no, in un parco giochi, e c'è un delirio. Stavo dicendo che tra i protagonisti appunto di questo film breve, come ama definire Rosario Enrico, oltre a Giancarlo Giannini, Lina Sastri e Martina Stella, ci sei anche tu, tra l'altro, una figura molto emblematica. Tu, attore, che hai scritto pagine bellissime nel mondo del cinema, nel mondo del teatro, nel mondo artistico appunto italiano. E tra l'altro che rappresenti un ruolo, interpreti un ruolo molto importante, emblematico appunto in quello che... è un ruolo molto ostico, molto disturbante, è un personaggio equivoco, è un personaggio non bello da vedere, ecco, non è una figura, no? Sì, no, però diciamo che è il ruolo centrale del messaggio che lancia appunto Rosario in questo film. Rosario Enrico, certo. È quello che va a colpire il cliente, perciò l'offerta. Chiedo scusa la domanda, ho sbagliato. E d'altra parte ci sono tanti uomini che si sentono soli, che hanno bisogno di un conforto. Alcuni lo fanno perché per ragioni così, dico, che c'è una propria necessità, nel senso che non hanno altre possibilità, altri invece sono dei figli di puttana, si possono chiamare così, sono persone laide, persone che non meritano niente, insomma, sono tanti ruoli in un mondo così esasperato, in un mondo dove si vive solamente per il denaro, per l'accumulo, per soverchiare l'altro, insomma, dove ormai si vive di guerra, insomma, no? Certo. Alessandro, una cosa volevo chiederti. Innanzitutto, cosa ti ha lasciato questa interpretazione? Cosa mi ha lasciato? Cosa ti ha lasciato professionalmente e umanamente questa interpretazione? Ma guarda, io faccio l'attore, nel senso che faccio tanti ruoli. I ruoli poi si fanno, ci si concentra in quel momento, si cerca di dare il massimo, lavorando con il regista, sulla sceneggiatura, con gli altri compagni. Tra l'altro, proprio oggi, stranamente, stamattina ho fatto il viaggio con Martina Stella, che è la mia partner in quella scena. Sì. Tra l'altro, è una strana circostanza. Ma sai, poi non ti lasciano niente, cioè tu leggi una sceneggiatura, la discuti con il regista, ne parli, e poi giri, e poi dopo, il giorno dopo è un altro giorno, si prospettano altri scenari, insomma, altre proposte. Non è che, cioè, più che altro i personaggi che ti lasciano qualcosa sono quelli che poi fai in teatro, perché li porti avanti per mesi e mesi, per cui qualcosa può restarti, ma poi la capacità di un attore è quella poi di dimenticare, di fare quel viaggio, che è un viaggio poi sempre, e poi riproporsi in altra situazione. E invece, no? Umanamente, Alessandro, nei confronti di questo fenomeno, perché calcola che noi... in un parco giochi, sento malissimo. Umanamente, proprio, soggettivamente, nei confronti di questo fenomeno, tu come ti poni? Perché io... è un fenomeno da deprecare, insomma, è una cosa squallida, esiste, ma sono tante brutture. Ma io ho fatto un altro film con Tornatore, che l'argomento è molto molto simile, insomma, no? Sono cose che succedono e giustamente vanno raccontate per far capire, aprire gli occhi alla gente, insomma, per mettersi di fronte a quello che succede nel mondo, insomma. Non sento sempre peggio, però mi sentite? Sì, tranquillamente, Alessandro, forte e chiaro. Hai capito?
Allora ascoltami, io tra l'altro noi su Radio Roma ci occupiamo di questo fenomeno da circa 8 anni ormai, tantissimi anni, da una delle nostre inchieste è emerso che la maggior parte dei clienti chiedono rapporti non protetti, e spesso a queste ragazze, che tra l'altro sono costrette a guadagnare una cifra. Ma lì, che ti devo dire, non protetti, che ti devo soprattutto, dire? Soprattutto parliamo di persone però sposate addirittura. Capito, sono senza coscienza, sono senza ritegno, sono senza, cioè, abbruttite, cosa devo dirti io? Ognuno può fare la propria vita, quello che vuole, insomma, certo, però poi bisogna stare attenti anche perché metti a repentaglio anche la vita degli altri, ecco, questo è, non c'hanno una coscienza, sono gente che vive allo sbaraglio, gente incosciente, gente malata, viziosa, che ti devo dire? Io sono contro queste cose naturalmente, il film lo dice chiaramente, insomma, è un film civile, un film etico, e questo è importante. Cosa ti devo dire? Sarei un mostro se dicessi che sono favorevole, insomma, no? Spesso le istituzioni, Alessandro... Celeste, attenta, se è caduta, si è fatta male. Come si è fatta? Celeste, devi stare attenta, è mia figlia, ragazzi. E io sono qua, che devo fare? Sto intervistando, anzi, che devo fare? Pronto, è la diretta. È questa, bellissimo, ragazzi, questa cosa, tra l'altro anche l'amore paterno è venuto fuori in questa, certo, in questa diretta. Ecco. Ti volevo dire, Alessandro, un'ultima domanda. Le istituzioni spesso... Pronto? Dimmi. Spesso le istituzioni... diciamo in qualche modo ostentano un interesse, però spesso ci si scontra contro un muro di gomma. A volte le istituzioni cominciano ad essere un po' più sensibili. Tu cosa proponi per arginare? Ma io cosa vuoi che ti proponga? Io non posso proporre niente. Io quando c'è da battersi per qualche diritto civile, per le cose umanitarie, io sono sempre in prima linea, cerco di essere per Amnesty piuttosto per la pena di morte, insomma, io sono sempre in prima linea, sono cercato di contribuire con quel poco che posso fare, insomma, non sono io che poi decido, sono quelli che stanno al governo, quelli che stanno in mano il potere, insomma, bisogna cercare di fare pulizia, di essere coerenti, di avere un'etica, di sensibilizzare le persone umanamente, ma c'è il problema dell'Africa, il problema della fame, della sete, e lo sappiamo, noi viviamo sempre in un mondo ovattato e certe volte non ci rendiamo conto, poi è come quando entri in un ospedale, vedi la realtà, la crudezza, quello che succede, insomma, io personalmente cerco sempre di fare il meglio, cerco, ma non sempre ci riesco, comunque chi manovra i figli non certo non siamo noi, noi possiamo solo contribuire, alzare un attimo la voce, ma niente di più. Ma infatti questo dicevo, tu cosa proponi, ma non da parte nostra. Quello che ti proponga, adesso io quello che ti propongo in questo momento, non saprei cosa proporti. Guardarsi più in faccia, cercare di essere più disponibile verso gli altri, insomma, cercare di... non so che devo dire. Va bene? Va benissimo. Un abbraccio. Alessandro, è stato un piacere e soprattutto una cosa molto importante la tua presenza qui a Radio Roma. Arrivederci a tutti. Ringraziamo ciao, Alessandro. Sì. Salve, ciao Rosario, ciao a tutti. Ringraziamo ciao. Alessandro Haber appunto per questa intervista, per questa testimonianza. Tra l'altro ricordiamo che nel film Ballerina rappresentava la parte del appunto interpretava la parte del cliente che aveva in qualche modo adescato questa ragazza con la lusinga di salvarla, e poi invece è stato quello che in qualche modo l'ha tradita, perciò si è sentita doppiamente tradita, perciò una figura molto forte, non un cliente qualsiasi, insomma.